siamo in compagnia di Luisa Marcolini, reduce da un secolo tra Zero contro la propria scienza, nato e costruito tutto nel secondo tempo. Dopo un primo, così così. Non sono d'accordo. Dopo un primo giocato bene, dove probabilmente non siamo riusciti a creare particolari pericoli, quello sì, ma soprattutto perché Placenza ha dimostrato di essere una squadra organizzata, giocava, copriva molto bene gli spazi, e quando incontri una squadra così comunque non è facile, tocca aspettare sempre uno spunto di un singolo oppure comunque un errore dell'avversario che prima del tempo c'è stato oppure una palla finale. È normale che poi una volta aperta la partita ha preso un'altra piega e noi siamo riusciti a esprimerci meglio, ma perché avevamo la possibilità di farlo, perché la Piacenza finalmente c'era un po' di spazio, ha provato a bilanciarsi un po' e noi abbiamo dimostrato di sapere che avevamo. La prima domenica, insomma, con l'ipotetico 11 titolare finalmente a propria disposizione. Ma onestamente lo dico senza retorica, ho veramente due squadre molto competitive. È chiaro che c'è qualche giocatore che alza il tasso di qualità, in dubbio, però ho veramente sempre grande possibilità di scelta e non è facile per me mettere l'11 titolare. Abbiamo giocato praticamente con la stessa squadra di Bergamo perché mi era piaciuta Bergamo e quindi l'ho riproposta, perché comunque anche questi ragazzi che hanno giocato secondo me bene a Bergamo si sono allenati bene, li ho visti in base, quindi mi sembrava giusto riproporla, ma ogni domenica ho veramente grande possibilità di scelta e quindi parlare di titolari sì, effettivamente è giusto ma fino a un certo punto. Questo pugno di ferro, insomma, dotato dalla società di organizzare l'allenamento punitivo, è un segnale che comunque ha dato i suoi frutti. Io credo che i frutti l'abbiano dato la compattezza del gruppo, la continuità nel lavoro, la voglia di non accontentarsi dei risultati che abbiamo fatto e la voglia di dimostrare sempre la nostra forza. La società ha preso questa decisione, noi ne abbiamo preso atto, senza fare una piga, abbiamo fatto quello che la società voleva, ci siamo allenati con grande voglia, come sempre, però abbiamo solo pensato alla partita, a cercare di avere la meglio, di trovare il modo per avere la meglio del Piacenza, che era una squadra organizzatissima, e quindi niente, noi facciamo sempre tutte le settimane con grande voglia di arrivare alla domenica e fare la prestazione perfetta. Poi non sempre ci riusciamo, ma posso dire che dal primo giorno di ritiro sicuramente questa squadra non ha mai lesinato impegno e non si è mai tirata indietro. Credo insomma che la pressione, cioè questa sorta di ambizione non nascosta dalla società, questa pressione che comunque arriva ed è scaturita dopo una vittoria, possa come dire alla lunga disturbare o come dire guarda, io rompere qualche io, qualcosa oppure guarda, il mio pensiero è si riesce a coesistere. L'ho detto dal primo giorno che sono qui e continuo a pensare nella stessa maniera. Noi siamo una squadra forte, ma come noi ci sono altre almeno 6-7 squadre che si vogliono imporre, come noi. Quindi non è scontato riuscire a vincere. La base deve essere quella che c'è stata fino ad oggi, grande impegno, grande serietà da parte dei ragazzi, grande voglia di far bene. Come ho detto sempre, bisogna avere equilibrio nel vivere bene i momenti di gioia come può essere questo, senza esaltarsi, perché domenica ci sarà una partita difficile contro una squadra che dà pochi punti di riferimento, che non bisogna dare per scontato né internamente né esternamente che sarà una passeggiata per niente, né nei momenti dove magari facciamo fatica ma riusciamo e siamo un po' meno belli e facciamo risultato, né in quelli dove purtroppo potrà accadere che perderemo. In questo campionato perdono tutti, perderanno più partite tutti quanti, perché non credo che ci sarà una squadra che dominerà il campionato. C'è grande equilibrio e quindi c'è da essere appunto il più equilibrati possibile, il più costanti possibile, pensare a lavorare quando c'è il gruppo e le idee giuste, poi i risultati vengono. Grazie. Prego. Grazie.